I presidenti delle amministrazioni provinciali del Mezzogiorno si sono riuniti questa mattina nella sala consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova per discutere del disegno di legge di riforma delle province. Obiettivo della riunione è tentare di squarciare il velo di disinformazione e proseguire con l'operazione Verità che l'UPI sta portando avanti in tutto il Paese. La discussione che oggi affrontiamo è incentrata su quello che un attimo fa diceva il Presidente Caldoro, sui ruoli, sulle funzioni che alle aree metropolitane devono andare destinati, sull'aspetto patrimoniale, su con quale economicamente come saranno gestite queste aree metropolitane. Noi non siamo contro l'area metropolitana in sé, noi diciamo che siamo per l'elezione diretta di chi dovrà guidare questa nuova area, ma prima di tutto ciò devono essere identificate con precisione le funzioni, delimitati con confini, perché è dall'89 che si discute che l'area metropolitana di Napoli possa estendersi all'agro-nocino-sarese, a un'area del Casertano o meno sia invece ristretta, se il comune di Napoli deve dividersi in 5 sottocomuni, in 5 aree diverse. Tutto ciò va fatto prima con gli strumenti costituzionali giusti. Non mi va che in modo arrogante il ministro Del Rio dica che i 44 costituzionalisti che si sono pronunciati in merito siano stati costituzionalisti quasi di serie B rispetto a quelli del Ministero. Io do rispetto alle opinioni di tutti, è stato ritenuto sbagliato il procedimento in se stesso, modifiche vanno apportate perché si possa partire con un'area metropolitana vera, che sia però tale anche nelle funzioni. Io vi pongo un interrogativo: che cosa succederà dal 1 gennaio 2014 o fosse anche dal 1 luglio 2014, con questi 6 mesi che ci sarebbero di interregno tra noi e un comitato di sindaci e con il sindaco della città capoluogo a stabilire le regole del futuro? Cosa ne sarà di funzioni quali l'ambiente, i trasporti, la viabilità, la scuola? Che cosa succederà? Presidente, non pensa che questo accanimento di Del Rio voglia portare acqua al mulino del Lanci, di cui lui è stato ex presidente? Il problema è questo, c'è da fare una distinzione. Sicuramente porterà del positivo a quella che è un piano più alto del comando della lobby del Lanci in Italia, perché certo 10 aree metropolitane indirizzeranno e orienteranno la politica del futuro, questo è certo politicamente. Sul piano strutturale vorrei dire ai 92 comuni dell'area del napoletano, della provincia di Napoli, ai 92 sindaci, che invece questa riforma è tutt'altro nel loro interesse. Chi per loro cura la viabilità? Dice, ma l'area metropolitana poi arriverà in soccorso. Bene, il fatto che poi debba seguire le attività dei comuni ed essere nell'occasione poi chiamata in soccorso di, io la vedo molto difficile, io mi immagino che quei sindaci rimarranno soli e in soccorso non arriverà nessuno. Presidente Saitta, il 1 gennaio si avvicina, sembra che l'eliminazione delle province sia la panacea di tutti i mali di questo paese. Perché secondo lei? Il 1 gennaio parliamo ancora di una proposta del governo, ancora ci sarà dibattito parlamentare e credo che prevarranno elementi di razionalità. Io continuo a ricordare che le province rappresentano l'1,3% della spesa pubblica nazionale, non solo, ma quello che noi spentiamo è una spesa per svolgere delle funzioni, non li facciamo noi, qualcuno deve fare, le strade bisogna assaltare, le scuole bisogna metterle a posto, i centri dell'impiego devono funzionare, quindi non è che si ottiene un risparmio, mi pare che il governo sia prigioniero di un annuncio, cioè se io prevedo che un organismo è eletto indirettamente, non ci sono più amministratori, di fatto è così, si ritorna alla spartizione dei partiti, si ritorna indietro quando non c'è l'elezione diretta, quindi è un atto di conservazione, come dire, vera e propria. E devo dire, verrebbe eliminato un aspetto che è importante, con tutti i limiti che noi abbiamo, noi non siamo la perfezione, ma sicuramente le province, la politica delle province ha permesso di utilizzare delle risorse per riequilibrare, cioè occuparsi delle zone più marginali. Cioè il nostro paese non può essere rappresentato soltanto con le zone forti, i comuni capoluogo. Le province, questo ruolo di rappresentanza l'ha svolto, di riequilibrio, e il nostro paese oggi è policentrico, cioè non c'è solo la città di Napoli, la città di Milano, la città di Firenze, c'è una serie di tanti comuni che hanno il diritto di poter contare e di non essere il reggicoda soltanto del comune capoluogo. Questo è il ruolo della provincia. Per finire, c'è l'ipotesi di un ricorso al TAR, ove mai alla Corte Costituzionale il decreto dovesse andare, il disegno di legge dovesse andare avanti? Ma devo dire, il disegno di legge è incostituzionale, anche questo.
L'abbiamo detto, i costituzionalisti ce l'hanno, come dire, confermato. Io ho fatto una riunione delle province del nord recentemente e Maroni, Zaia, Cote eccetera hanno annunciato che loro faranno ricorso al TAR. Oggi verificheremo se questa è anche l'opinione delle regioni del sud. È chiaro che se fosse così il governo deve stare attento, perché, come dire, dire faccio qualcosa e poi dire è colpa della Corte, no, chi governa deve anche sapere che se vuol fare qualcosa deve fare in modo serio. L'impianto successivo di riforma costituzionale. Le regioni del nord hanno annunciato un eventuale ricorso alla Corte Costituzionale su questo disegno di legge Delrio. La Regione Campania che posizione prende? Beh, noi abbiamo fatto già un ricorso alla Corte per gli altri provvedimenti che sono stati fatti dal governo Monti, quindi noi continueremo con un'azione molto decisa, perché la grande riforma si fa, come ho ricordato prima, partendo dai grandi problemi. I grandi problemi sono soprattutto l'assetto dei poteri dello Stato e il ruolo delle regioni, questi sono i primi grandi problemi. Poi c'è tutto il resto che verrà affrontato in una scala di interventi. Io faccio sempre un paragone, ma se uno ha una sala operatoria e deve curare, come è giusto che si debba curare qualcuno che ha bisogno di cure, un ammalato, che è il sistema istituzionale italiano, chi fa entrare prima in camera operatoria? Chi ha un problema all'appendice sicuramente ha bisogno di un intervento, ma chi è in blocco intestinale, una misura d'urgenza, entra prima chi è più grave. In questo le regioni sono sicuramente l'ammalato oggi più grave, quindi bisogna far entrare in sala operatoria prima le regioni. Presidente Rispoli, incontro tra le province del Meridione sulla questione dell'abolizione delle amministrazioni provinciali. Che cosa è emerso da questo incontro di oggi? È emerso che c'è un problema legato sia al metodo che al merito del decreto legge del Rio, che è un decreto legge che sostanzialmente si pone il problema di svuotare le province con l'obiettivo finale attraverso la legge costituzionale di abolirle del tutto, ma in realtà non propone un modello alternativo di governo, soprattutto di governo di area vasta. Oggi nell'incontro, soprattutto attraverso l'intervento invece del governatore della Campania, dell'onorevole Stefano Caldoro, è stato riaffermato invece la necessità di avere un'istituzione che possa avere una capacità di governo di area vasta, perché è su scala metropolitana e su scala provinciale che si gestiscono soprattutto quelli che sono i servizi pubblici locali, e noi non dobbiamo dimenticare che il fine di tutte le istituzioni pubbliche è soprattutto quello di garantire servizi, possibilmente servizi di qualità ai cittadini. Presidente Zurlo, dibattito interessante tra i presenti delle amministrazioni del Mezzogiorno, qual è il suo pensiero sul futuro delle province? C'è un vecchio detto che dice che chi vuole avere ragione parla fino alla fine, chi sa di avere ragione e chi ha ragione ha perso ormai le parole. È un po' lo stato d'animo, è questo, perché diciamo sulle province ormai dal 2010 sono passati circa 3 anni che va avanti questa telenovela province sì, province no. Adesso pare, diciamo, siamo arrivati al momento decisivo con le dichiarazioni del ministro Del Rio. Adesso è il momento in cui realmente stiamo arrivando alla resa dei conti, e se da una parte si parla di sopprimerle, quindi già dal 1 gennaio dovremmo ragionare in maniera diversa, dall'altra parte nessuno ci ha detto, al di là dei dubbi costituzionali che già la Corte Costituzionale e prima della sentenza della Corte Costituzionale insigni giuristi avevano segnalato, siamo arrivati al punto che dall'altra parte si sa cosa si sopprime, ma non si sa nello specifico cosa si andrà a fare, chi andrà a manutenere le scuole, chi dovrà fornire il gasolio, chi dovrà curare le politiche attive. Il presidente Saitta, nelle sue conclusioni, ha chiesto ai colleghi presidenti un supplemento di impegno, proseguendo nello sforzo profuso in questi mesi, e ha rivolto un caloroso invito perché l'Assemblea dei Lupi del 5 novembre a Roma possa essere una straordinaria occasione di carattere mediatico per chiedere al governo, al Parlamento e ai partiti di riprendere la strada delle riforme vere, partendo dalla Costituzione.